che un po' mi sento non molto bene quando devo parlare sull'arte, perché l'arte c'è, tu sai come me che per un pittore come sono io, anche tu, è sempre difficile, molto difficile parlare Proprio lavoro. sul proprio lavoro. Ma se mi permetto di parlare su una cosa che mi ha colpito molto, è stato almeno 37 anni prima, già prima, 1975, quando sono entrato in Sicilia la prima volta nella mia vita. E nello stesso giorno con studenti dell'Accademia delle Arti di Norimberga, presso cui io sono stato giovane professore, insegnante, io sono arrivato nel marzo a Siracusa, li operai hanno cantato, e poi siamo usciti dal treno, hanno cantato. Hanno offerto una piccola merenda del vino, pane, molto semplice, e così cominciava questo percorso in Sicilia, e poi sono venuto, diciamo, ogni 5 anni, e da 1997, quando sono venuto ancora con un gruppo di studenti a Santo Stefano di Camarsa per lavorare con la ceramica. Il comune ha dato 30 posti di lavoro ai studenti e anche a me, e poi ogni anno 2 volte sono venuto in primavera e in autunno, sempre un mese, come il processo della ceramica chiede, e vengo anche in futuro, anche quando 100 manifesti che sono stati stampati per questa serata sono rimasti al palazzo, in mancanza di qualcuno che fosse attaccato. È una cosa molto strana questa, perché c'è una sorella nel Tutti i fare gli posti, attacchi magici qua da noi. anche in futuro vengo con grande piacere. Noi come cittadini di San Antonio Camarsa ci scusiamo con te, Ecco. perché E siamo mortificati, diciamo. È una cosa incredibile, no? Obbrobriosa, che ci comportiamo così nei confronti dell'arte, non di te, no? Nei No, confronti in dell'arte. confronto all'arte non serve questo Però io modo penso di. che anche qua, in questo No, piccolo gruppo di questo. persone, si è parlato comunque di arte, e comunque ci sei e noi ci siamo, ecco. Io ho Questo pensato possiamo dire. su questo modo, adesso un scherzo, forse Ah, la sì, bella strategia questa. in futuro sarebbe nascondere un evento, fare un segreto e generare Se ne così parli, sì, esatto. un afflusso immenso. Questo ho pensato. Sei troppo felice. Sei troppo felice. Sarebbe un successo sicuramente, perché non ne parlerebbero proprio. Non se ne Io sarebbe niente. ti racconto una storia. Qui è venuto per 30 anni, un grande artista veneto di Padova, che si chiama Tono Zanganaro. Un grandissimo artista, pittore, scultore, ceramista, scenografo, conosciuto in tutto il mondo, no? E veniva a lavorare in una bottega qui a Santo Stefano che si chiamava Igor, adesso non c'è più. Ed era diretta da professore Orifici e un artigiano Andrea Gervino, molto bravo. Erano l'elite, diciamo, di allora, no? Questo artista andava a Cavo d'Orlando a dormire, perché qui non c'era un posto per dormire. Adesso c'è qualche vendita, però no, allora non c'era niente da vedere. Allora si fermava a Cavo d'Orlando, dormiva lì e poi veniva a Santo Stefano col treno, e nel pomeriggio se ne ritornava col treno di nuovo a Cavo d'Orlando. Questo l'ho fatto per 30 anni. Tu sai che nessuno sa che questo artista è stato qui 30 anni? Cioè non esiste una presenza di una sua opera né in questa specie di museo che ci abbiamo qui, no? Né nelle case delle persone, cioè questo è inesistente. E ti racconto un altro aneddoto
per contrapporre a questo tipo di comportamento un altro popolo. Questo artista, negli anni quando c'era Mao Zedong, questo era un comunista sfegatato, no? Sì, sì, mi ricordo. E negli anni che c'era Mao Zedong non si poteva andare in Cina, no? No. Però a lui l'hanno invitato. Ed è andato in Cina. In un convegno in Cina ha trovato un personaggio della politica cinese che aveva dei bambini. E lui ha fatto un ritratto a questo bambino. Questo bambino negli anni è diventato ministro della pubblica istruzione cinese. È venuto in Italia a cercare Tono Zancanaro. E ha realizzato una delle più belle mostre importanti a Pechino a Tono Zancanaro. In tutta la sua opera. Cioè questa è la differenza che esiste tra questa sensibilità locale. E poi si capisce perché, perché qui, bene o male, tutte sono artigiane, una componente di artisticità c'è più o meno forte, ci dovrebbe essere. Invece c'è proprio l'appiattimento totale. E adesso, mi dispiace. Il mio piacere è stato di creare una mostra, una buona, bella mostra, con dei lavori di eccellenza anche. E le foto sono spettacolari, sì, e anche altri lavori dei artisti da Bagheria, sì. Catania, Norimberga, eccetera, eccetera. E questo è il senso, la sostanza anche della questa serata per noi, sì. Anche per i Stefanari. Sì. Grazie, maestro Tamburelli. Bella questa la prossima, settimana, parto domani presto di mattina, arrivo a Bari dove anche un ceramista lavora con me e dopodomani a Ferrara dove sta una scultura di me che va a Ravenna, circondato con mosaici e un parte di una mostra itinerare in tutta Italia e fino a Berlino. Bene. Soltanto da dire che lavoro faccio, certo. Quando so. Ma direi che sarà diverso di un po' diverso. Quindi ci riscatteremo come italiani. Grazie, sei venuto. Mi ricordo anche bene a questo periodo, anche a Gigi Pamolaro, naturalmente, anche a Nürnberg. Sono un po' in questa estate.